una serata monografica un po' diversa dal solito, sull'equilibrio emozionale. Quante volte ti succede di aver deciso razionalmente una cosa, ma poi parte col servocomando emozionale che ti porta a fare tutt'altro? Quante volte purtroppo le emozioni, le paure, le ansie, il quotidiano prende il sopravvento rispetto alle decisioni che hai preso? Perché è molto forte con la mente, e ormai la maggior parte delle persone purtroppo è troppo mentale, è troppo orientato a decidere mentalmente le cose. Forse sarebbe utile lavorare con delle nuove strategie, nuove in apparenza perché in realtà sono molto molto antiche, sono delle strategie che lavorano sui punti dell'agopuntura cinese. Ogni punto è relato a un organo, ogni organo è relato a un'emozione. Sicuramente avrai sentito che si dice mi mangio il fegato di rabbia, perché l'organo deputato, comunque che rappresenta metaforicamente la rabbia, è proprio il fegato. Cosa significa? Che andando a stimolare questi punti, la cosa interessante è che potrai andare a sciogliere quelle emozioni, quei servocomandi emozionali che ti portano a fare ciò che non vorresti fare. Come poter orientarti ad obiettivi positivi lavorando sul corpo, come bypassare la mente razionale attraverso delle strategie semplici e immediate che vadano a sciogliere quei nodi emozionali attraverso l'utilizzo dei punti dell'agopuntura. Sarà una serata pratica in cui subito metterai in atto queste strategie senza dover necessariamente dire a cosa sono rivolte, quali sono i blocchi, quali sono le paure, quali sono gli obiettivi, perché sarà sufficiente bypassare la mente per lavorare sul corpo. Sono sicura che sarà entusiasmante, ti aspetto, sono 2 ore e mezza intense, decisive e probabilmente anche ti lasceranno un segno. E sai che a me piacciono molto i fatti, quindi sarà una serata in cui ti parlerò attraverso i fatti. Ci vediamo, ti aspetto, ciao! When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go.